Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La vasta depressione atlantica presente sulla penisola iberica continuerà a richiamare correnti miti e umide sui settori occidentali della nostra penisola. A est, invece, un vasto promontorio anticiclonico inizierà a conquistare i settori più orientali dell'Italia, a partire dal medio-basso Adriatico. Alta pressione portatrice di bel tempo, ma che permetterà infiltrazioni più fredde dai Balcani. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 13 febbraio. Assisteremo sempre al medesimo copione, cieli più soleggiati ovunque al mattino, con aumento delle nubi nei settori più interni della Puglia centro-settentrionale della Basilicata a partire dal pomeriggio. Addensamenti più consistenti sull'Appennino Lucano, con possibili deboli rovesci nel pomeriggio nella sua zona più meridionale. Possibile qualche banco di nebbia al mattino nelle zone interne della Puglia. Per quanto riguarda le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, saranno stazionarie, con un leggero calo di 1-2 gradi nelle minime, a causa delle prime infiltrazioni fredde da est. Venti dai quadranti meridionali, per quanto riguarda i mari, da poco mossi a calmi sia lo Ionio che l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò, che ci ricorda l'incredibile e storica nevicata che ha colpito il Salento circa un mese fa. Qui siamo a Melendugno il 7 gennaio scorso con circa 20 cm di neve. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.